Cari amici, bentrovati e oggi concludiamo il tempo di Natale. Non è l'Epifania la conclusione del tempo natalizio, è la festa del battesimo di Gesù. Nella Chiesa, soprattutto orientale, l'Epifania, il battesimo, il grande miracolo a Cana di Galilea vengono a formare un tutt'uno per dire la grande manifestazione del Signore al mondo, il suo essere salvezza per tutti gli uomini. E la festa del battesimo di Gesù ha proprio da indicarci, ci porta a scorgere questa realtà, Gesù che viene per salvarci. Non solo, dobbiamo dire che il mistero del battesimo di Gesù è un avvenimento particolare, perché tutta la Trinità interviene e agisce in quel momento. È uno dei momenti dove il Vangelo ci rivela la grandezza del Dio trinitario, il suo operare nella storia, il suo rendersi Dio vicino, accanto a noi. Ascoltiamo allora questa pagina di Vangelo tratta dall'Evangelista. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Vediamo come l'Evangelista, e voglio sgombrare subito il campo con questa considerazione, l'Evangelista descrive un Gesù uomo presente tra gli uomini. La sua missione è quella di farsi carico del peccato del mondo, di quel peccato che solo la sua croce distruggerà, che solo la sua morte vincerà, che solo la sua risurrezione abbatterà. E tutto questo certamente è reale, concreto per noi nel mistero del battesimo che celebriamo come sacramento della nostra salvezza. Ma il momento del battesimo di Gesù non è tanto il paradigma per andare a scoprire come deve essere il nostro battesimo. Dicevo, tutta la Trinità si manifesta, interviene. Innanzitutto Gesù si manifesta come il Figlio che condivide la vicenda degli uomini. Lui è venuto ad adempiere ogni giustizia. È la persona della Trinità che ci fa scoprire, ci fa cogliere come la nostra umanità trova la sua sede, trova il suo punto di riferimento, trova la sua origine, il suo compimento in Dio. È attraverso Gesù che possiamo dire questo, è per mezzo di Lui che possiamo arrivare a questo. Ma poi vediamo che il momento del suo battesimo è il momento in cui lo Spirito discende su di Lui. Potremmo dire, ma come? Sappiamo che la sua generazione è avvenuta per opera dello Spirito Santo. Sappiamo come lo Spirito Santo muove la vicenda di Maria, di Elisabetta, le abbiamo seguite, conosciute durante il tempo del Natale. Sappiamo come i magi pure sono stati ispirati, guidati
per scoprire il Signore. Eppure lo Spirito Santo innanzitutto è colui che accompagna la vita di Gesù. La accompagna perché la sua vita esprima quello che deve essere la pienezza del suo sacerdozio, l'impegno, la gioia della sua testimonianza, lui è il grande evangelizzatore, la capacità di riorientare tutte le cose verso Dio, ecco come Gesù è re. Ed è lo Spirito Santo a rendere possibile questo. È lo Spirito che agisce nella vita di Gesù. E poi abbiamo l'intervento del Padre. Il Padre che dice: questi è il figlio mio, l'amato. Leggendo il Vangelo di Matteo, possiamo lasciarci guidare da una prospettiva. Gesù è costantemente definito il figlio amato, riconosciuto proprio per questa sua peculiarità. Ma questo ci fa capire una cosa molto importante, che anche noi in Gesù possiamo essere figli amati, perché abitati dallo Spirito, perché nel battesimo rinati come nuove creature. Come il Padre ha posto in Gesù il suo compiacimento, così il Padre ponga in noi il suo compiacimento. Come il Padre ha mandato lo Spirito su Gesù perché compisse la sua missione di salvezza tra gli uomini, così il Padre ci doni lo Spirito per essere strumenti di salvezza nel mondo. E ogni domenica celebriamo la sua passione, morte e risurrezione per ricordarci che con lui e in lui possiamo rinascere a vita nuova. Buona domenica, cari amici, a risentirci. Thank you.